il fatto che su Amazon sia da qualche ora in testa i bestseller dice molto della crisi dell'editoria italiana. No, scherzo, sono molto contento di questo, ovviamente. Però, siccome, giusto per non prendersi troppo sul serio, se volete, per rispetto alla funzione del giornalismo e dei giornalisti, vi lascerei subito la palla, nel senso che vi devo anticipare. Se avete domande da fare, se no si va via tutti, ma insomma, che il processo di mostrificazione ci sia, mi sembra evidente. Tutti quelli che intervengono sul libro giudicano in modo diverso la bontà del libro, le interpretazioni, l'autore, ed è assolutamente legittimo. Ma non ce n'è uno che abbia smentito uno dei fatti del libro. Cioè, questa è una cosa, secondo me, abbastanza significativa. E come se non bastasse, tutto ciò che abbiamo messo in fila in questi anni è poi confermato dagli addetti ai lavori. Il vicepresidente del CSM non mi ha mica querelato, eh? E io racconto perché. La vicenda dell'autogrill, ieri il sottosegretario Mantovano ha esattamente ribadito quello che io ho scritto, nel senso che è stato opposto il segreto di Stato sulla vicenda dell'autogrill. E quindi le vicende saranno chiarite nel 2037. Più correttamente, è stato opposto il segreto di Stato in indagini partite dalla vicenda dell'autogrill. Dopodiché vogliamo discutere del fatto che ci sia oggi in questo paese un pubblico ministero che riceve una nota della Corte di Cassazione con scritto: hai sbagliato a prendere quel telefonino. Più correttamente sono cinque sentenze quelle della Corte di Cassazione su questo sequestro, su questi sequestri. Per cinque volte gli dice: stai sbagliando. La quinta gliel'annulla senza rinvio. E gli dice la Cassazione a quel pubblico ministero: ehi, restituisci il telefonino senza trattenere copia. Cosa vuol dire senza trattenere copia? Ci sono gli avvocati. Che devi distruggere tutto senza trattenere copia vuol dire che tu quella roba lì non la puoi più utilizzare. Poi si pone un tema processuale, cosa te ne fa? Ok, un'altra storia. Ma senza trattenere copia. Cosa fa questo pubblico ministero? Qualche giorno dopo invia una lettera al presidente del Copasir e ci inserisce la copia di quella che non, di quel materiale che doveva distruggere. Vi sembra normale? Cioè, levate il nome Matteo Renzi. Facciamo finta che vi stia antipatico, improbabile ovviamente, ma facciamo finta che io non vi stia simpatico. Facciamo finta che io sia una persona da cancellare in questo momento. Cambiate il mio nome. Levate Matteo Renzi, mettete Paolo Rossi, Luca Bianchi, Alberto Verdi, Giuseppe Marrone, mettete chi volete voi. Vi sembra normale un paese in cui succedono queste cose? E poi c'è la parte più politica, dove io ritengo che i fatti raccontati sulla vicenda dell'elezione al Quirinale, sulla vicenda della crisi del governo Draghi, sulle scelte del segretario del PD Enrico Letta di non voler fare l'accordo con il nostro gruppo, siano scelte totalmente scritte e scolpite sulla pietra. Non c'è stato uno che abbia contestato ciò che ho raccontato. Alla luce di questo, io mi fermerei qui e direi: se avete domande, visto che ci sono state delle preoccupazioni, per esempio, oggi, dunque, martedì mattina esce il libro e alle 10 esce la velina dell'ANM. Cioè, io stavo in pensiero perché ormai le dichiarazioni dell'ANM nei miei confronti sono, devo dire, anche metodiche, quindi bisogna in qualche modo rispettare il senso del ritmo che hanno i sindacalisti delle toghe. Cosa dice l'ANM questa mattina? Renzi delegittima la magistratura. Chi delegittima la magistratura? Chi
pur dicendo non mi fido dei magistrati, va in udienza. Io ci sono stato anche stamani mattina in un'udienza, in questo caso per una causa per diffamazione, ci torno venerdì da imputato nel processo open. Io rispetto i magistrati, rispetto il lavoro dei giudici. Chi è che delegittima i magistrati? Io che scrivo una denuncia circostanziata o chi non rispetta le decisioni della Corte di Cassazione? Ma vi sembra normale che un giudice, un PM, non rispetti la Cassazione? Chi è che delegittima i magistrati? Ah, per evitare di essere frainteso, siccome tantissimi magistrati sono bravi, il PM che non ha rispettato la scelta della Cassazione si chiama Luca Turco. Così io faccio nomi e cognomi. Chi è che delegittima i magistrati? Chi fa i ricorsi o chi molesta sessualmente una collega a giudicare dalla sentenza del CSM? Il nome è Giuseppe Creazzo, attuale sostituto procuratore a Reggio Calabria per i minori. Chi è che delegittima la magistratura? Chi scrive il mostro o chi fa le indagini come ha fatto il dottor Nastasi a Siena nella vicenda Davide Rossi? Ecco, e ho finito, davvero, lascio poi lo spazio. Se qualcuno pensasse che di fronte a tutto quello che è successo, uno come me si impaurisce o si ferma, ha sbagliato persona. Non ha sbagliato giudizio, ha sbagliato persona. Io con molta tranquillità continuerò ad andare in tutti i procedimenti che mi riguardano e dire in faccia ai PM quello che penso. Continuerò a scrivere con documenti che provano ciò che dico, perché tutto ciò che ho detto è provato. Sono tutte carte stampate, messe da parte, non si sa mai, e pronte ad ogni evenienza. Non si sa mai, sì. Si sa mai. Magari ti chiedono conto e tu porti la carta, no? Come quando accade a parti invertite. Sempre meglio avere le carte da parte. E io, da questo punto di vista, con grandissima tranquillità, prendo e sono qui a dire, se pensavate di impaurirmi o di minacciarmi, avete sbagliato obiettivo. Anzi, alla luce di questo, io finisco il mio tour, devo dire abbastanza rapido in questo caso, sul mostro e poi riprendo a fare politica in prima persona e a tempo pieno, mettendoci la faccia in vista del 2024. Grazie Benedetta. Benissimo. Se ci sono domande, io nel frattempo, guarda, no, così sembra troppo Vespa. Mettiamolo così e poi casca. Mettiamolo qui, guarda ragazzi, tanto la faccia è quella che è. Prego. Domande? Vai, certo. Però Lanfranco dovresti prendere un microfono, ce l'abbiamo? Se no urla. Allora, Lanfranco di Radio Radicale ha domandato, lo dico per chi ci sta ascoltando da casa, un giudizio, sintetizzo in modo un po' brutale e me ne scuso, un giudizio su come politicamente si è mossa la direttrice del DIS dopo la sua, come si può definire, non elezione alla Presidenza della Repubblica. Questa domanda naturalmente ha una sfera politica. Io qui racconto come sono andate le cose e perché io ho detto no alla candidatura di Elisabetta Belloni. Perché a mio giudizio un direttore dei servizi segreti non diventa Presidente della Repubblica in una notte. Chi vuole, io sono arrivato a livello in cui inizio a vedere sempre meno, e questa è una cosa che ovviamente mi indigna, e mi preoccupa, ma credo che riguardi anche molti di noi che ci avviciniamo ai 50, il concetto è che intorno a pagina 150 giù di lì del libro trovate tutto il racconto minuto per minuto di quello che è successo in quelle ore. Palazzolo poi dice c'è qualcosa in più,
dopo quella vicenda la dottoressa Belloni si fa fare fotografie a pranzo assieme all'allora ministro degli esteri Di Maio. Io non l'avrei fatto, o al massimo l'avrei fatto in un autogrill, potrei dirti con una battuta, ma sono valutazioni che naturalmente riguardano loro. Non c'è niente di meno che corretto, nel senso che se il direttore del DIS vuole andare a pranzo con il capo della Farnesina, con il quale peraltro ha lavorato, non ci vedo niente di male. Mi stupisce che poi ci siano polemiche per altri incontri, ma va bene così. Meno elegante secondo me è la frase della dottoressa Belloni quando dice Di Maio è stato leale, perché non è un dirigente dei servizi che giudica la lealtà di un politico in un sistema democratico, è il contrario. La lealtà non la giudica il capo dei servizi dicendo lui si è comportato bene, è stato leale, così non si fa. Aggiungo rispetto alla direttrice del DIS che io ho trovato fuori luogo il fatto che ella si sia recata a colloquio con la Presidente del Consiglio dei Ministri presso il gruppo di Fratelli d'Italia. Nel senso che ho letto che la Presidente del Consiglio aveva dei lavori in ufficio a Palazzo Chigi. Ricordo che la Presidenza del Consiglio ha molti immobili nei quali il Presidente del Consiglio può incontrare la Presidente del Consiglio, i suoi collaboratori, e comunque essendo la Presidente del Consiglio la responsabile dei servizi segreti può tranquillamente fare 10 passi a piedi ed entrare nell'ufficio dell'autorità delegata che è esattamente accanto a Palazzo Chigi e incontrare lì la capo dei servizi, se vogliamo ragionare di forma. Ma questo è forma. La sostanza è che la dottoressa Belloni non è andata al Quirinale perché noi abbiamo detto di no. Dopodiché, rispetto alla questione del segreto di Stato, così vi premetto la domanda, io sono venuto a conoscenza del fatto che la dottoressa Belloni ha opposto il segreto di Stato. Non conosco e non ho scritto minimamente su quali domande ella ha opposto il segreto di Stato. Vorrei ricordare a chi in queste ore ha scritto di sapere su quali domande è stato posto il segreto di Stato che chiunque lo dica si prende la responsabilità di violare il segreto istruttorio. Ho visto ad esempio un noto conduttore della RAI anticipare l'uscita dell'autorità delegata spiegando perché era stato messo il segreto di Stato. La trovo una cosa sorprendente, perché non lo può sapere il conduttore di Report per che cosa è stato messo il segreto di Stato. Se lo sta violando, o qualcuno ha violato con lui, il segreto istruttorio. Siccome si parla di in punta di diritto, amici cari, io non ho fretta che sia nel 2022, che sia nel 2023, che sia nel 2037, la verità di quello che è successo in quelle ore verrà fuori. Nel frattempo io sono qui tranquillo, rilassato, sereno e dico il mostro è stato il tentativo di farmi fuori. Io sono ancora qua, è già. Citazione dotta. Aggiungo e finisco. Ieri ho chiamato l'autorità delegata, onorevole Mantovano. Era la prima volta che lo sentivo da quando ho assunto l'incarico, dopo la sua dichiarazione. Gli ho formulato i miei migliori auguri di buon lavoro e naturalmente ho preso atto che la sua dichiarazione è finalizzata a garantire, così ho letto, l'integrità dei servizi di sicurezza di questo paese, dell'intelligence, che mi sembra una grande cosa, un grande obiettivo al quale tutti noi dobbiamo collaborare. Segnalo che tra l'integrità delle istituzioni c'è anche il diritto di un parlamentare di non essere intercettato extra legem o contra legem. Tra i diritti del parlamentare c'è quello di non vedere il proprio conto corrente pubblicato su una
rivista quale essa sia, su un giornale quale esso sia, in violazione dell'articolo 684 del codice. C'è il diritto di non essere pedinato e o ripreso televisivamente in modo non corretto per come funziona la legge dello Stato, e c'è il diritto di poter far politica e di poter essere finanziati con le stesse identiche condizioni di tutti gli altri partiti. Questi diritti, a mio giudizio, sono stati messi in discussione nei confronti di un parlamentare che è quello che vi sta parlando in questo momento, che però mantiene un bel sorrisone, vi guarda con molto rispetto, vi lascia lo spazio per le domande e vi dice che se volevano con il mostro farci fuori, ci hanno reso ancora più convinti della bontà delle nostre idee. Prego. Allora, la ringrazio molto perché basta dire report e il libro si accascia. È come dire, tra l'altro nel libro lo dico, non so se c'era lei, penso ci fosse il suo collega, quando a Siena c'è stato un momento bellissimo perché vi eravate organizzati per venire a Siena, c'è stato un momento, lo dico così scherziamo e sdrammatizziamo, i vostri colleghi di report hanno seguito tre o quattro mie presentazioni del libro del mostro e sono state molto divertenti perché c'era un momento nelle presentazioni in cui io racconto come report racconta l'uscita dall'area di servizio, che è un pezzo secondo me che io interpretavo quasi come fosse un cabaret, ma che è straordinario circa l'attendibilità di report, sia detto senza alcun problema o insulto. Dunque, secondo la testimone e la redazione di report, uscendo dall'area di servizio di Fiano Romano, la macchina di Renzi va verso destra in direzione Firenze e la macchina di Mancini va a sinistra in direzione Roma. Con il che, tra i tanti grandi record di report, c'è quello di aver modificato o le regole della fisica o quelle del codice della strada. Perché uscendo da un autogrill, se si va a sinistra, si fa un frontale. Persino Ranucci è costretto ad ammettere che chi esce dall'autogrill e va a sinistra commette un'infrazione non grave, come tutti gli innumerevoli reati che compio io, ma comunque un'infrazione pericolosa, quantomeno ai fini dell'incolumità. E quindi nel mio racconto di fronte agli osservatori, poi avevo visto lei e il suo collega, sicché ci ho un po' giocherellato, in modo scherzoso, e il cameraman di report si è schiantato dalle risate anche lui quando raccontavo questo momento in quel di Siena, realtà nella quale c'era poco da ridere per altri motivi, come ben sanno alcuni colleghi, Il Tempo, Le Iene ed altre testate. Mi riferisco alla vicenda Rossi. Andiamo sul punto specifico. Io non ero a conoscenza quando ho scritto il libro che quando l'ho pubblicato nel maggio già vi era stato un interrogatorio della dottoressa Belloni, di cui ovviamente io non avevo alcun elemento per essere a conoscenza, che si è svolto, mi pare, a maggio. Lei consideri che il libro è uscito alla fine di maggio, il libro prima edizione. Questo procedimento, da quello che mi risulta, è stato inserito dentro delle indagini difensive che, da quello che si legge, il dottor Mancini avrebbe scelto di fare. Cioè, voi sapete che io posso denunciare, no? Qualcuno, o posso, da indagato o da imputato, chiedere di utilizzare le indagini difensive. Cioè chiedo ai miei avvocati di andare a intervistare, interrogare, incontrare alcune persone. Tra l'altro la persona può rifiutarsi. In quel caso entra in campo il giudice, il PM, l'autorità giudiziaria, che dice: no, caro Danilo, se Renzi ti chiede di essere interrogato su indagini difensive, devi andarci in mia presenza. Quindi con un, non lo definisco contraddittorio perché non è l'espressione giusta, ma con una presenza dell'autorità giudiziaria, che è molto importante questo passaggio. Io naturalmente non ne sapevo niente.
il 25 giugno ero al convegno dei giovani industriali e la mattina verso le 6:30 il pessimo Alessio Di Giorgi mi manda un articolo del Fatto Quotidiano che scrive più o meno, non me ne vogliano i colleghi del Fatto Quotidiano, che scrive più o meno la versione di Renzi non è corretta, il Fatto l'avrà scritta in modo un po' più tranchant, perché in realtà la professoressa è stata realmente individuata e nessuno pedinava Renzi e quindi dà conto di una indagine. Io non so bene con quale criterio il Fatto Quotidiano abbia potuto scrivere questo, perché in teoria anche questo potrebbe configurarsi come violazione di segreto. Però complimenti ai giornalisti del Fatto che hanno fatto questo piccolo scoop, perché non era un pezzo messo molto visibile in pagina, era nelle pagine interne verso la fine. Dopodiché io, siccome ero arrivato tardi a Santa Margherita o a Rapallo, dov'era, mi rimetto a letto, con tutto il rispetto per Di Giorgi non gli rispondo nemmeno, mi addormento. Dopo 2 ore, per puro caso, nella colonnina degli status, sapete che WhatsApp c'ha una colonnina degli status, vedo un autorevole personaggio delle istituzioni che screenshotta l'articolo del Fatto e dice: questa è anche la spiegazione all'eventuale opposizione, all'eventuale polemica sull'opposizione del segreto di Stato. Trovo questa screenshot, che naturalmente ho conservato, stampato e messo in cassaforte, molto più interessante di Di Giorgi e anche del Fatto Quotidiano. Se lo volevo scrivere, lo avevo scritto. Mi torna, no? Cioè, se avevo intenzione, io scrivo nel libro di un autorevole personaggio della cultura che mi scrive: Matteino, non fate confusione, mettetevi d'accordo tutti, da PD ai 5 Stelle contro Meloni nei giorni della crisi del governo Draghi, e io ho raccontato la SMS, l'ho scritto, ma non ho messo il nome, perché c'è anche un elemento di mia valutazione se mettere quel nome o no, così come un autorevolissimo magistrato di questo paese, che adesso è in pensione, mi ha scritto una bellissima lettera. Io ho messo pezzi di quella lettera, mi ha parlato di banche popolari e dintorni, ma siccome questo è un magistrato che ha avuto responsabilità importanti, ho evitato di mettere il nome del magistrato. Fatto sta che quel giorno io, quando vedo questa notizia, dico: hanno messo il segreto di Stato. No, no, ce l'avevo scritto. All'eventuale polemica, non all'eventuale segreto di Stato. E mi sembra di sognare. Dopodiché, così le rispondo, chi viola il... Io quindi non ho, perché se io avessi avuto notizia dalla dottoressa Belloni o da chi per essa dell'interrogatorio, io, come dire, e mi fossi informato che domande ha fatto, no, io avrei violato il segreto istruttorio, non di Stato. Cosa che ha fatto Report, no, chiedo scusa, che ha fatto Ranucci. Perché Sigfrido Ranucci, così possiamo dire il nome del conduttore, è il conduttore che 3 ore prima dell'autorità delegata scrive sui social un messaggio che, come dire, io a questo punto, siccome ero felice della vostra presenza, mi sono stampato e mi sono sottolineato da bravo ragazzo. Scrive il dottor Ranucci, ormai un amico di famiglia: non è stato posto alcun segreto di Stato sulla vicenda dell'autogrill. Io nel libro ho scritto su Vicenzo indagini legate alla vicenda dell'autogrill. Zac. Dove l'ex premier Matteo Renzi ha incontrato l'allora agente segreto Marco Mancini. E fin qui tutto bene. Scrive poi Ranucci: i fatti si sono svolti come ha raccontato Report. Semmai è stato Mancini a chiedere di indagare per presunta violazione del segreto di Stato. Lei lo sa? Mancini ha chiesto questo? Io non lo so, francamente. Di un'eventuale diatriba tra Mancini e Report non me ne frega niente, però non sono mica convinto, sa, io non credo sia questa. Quello posto dalla dottoressa Belloni, scrive sempre Ranucci, è il segreto sulle risposte alle domande poste da Mancini in merito alle dinamiche interne di servizi di sicurezza che nulla hanno a che fare con i contenuti del servizio di Report. Come fa a saperlo Ranucci? Come fa a saperlo? Perché io quelle domande non le ho viste. Se è davvero come dice lui, tra qualche mese lo scopriamo. Perché a un certo punto le indagini si chiuderanno.
Fate conto che non ci sia nessuno indagato, nessun colpevole, che non ci sia niente. Verranno fuori i nomi, i fatti. E io potrò chiedere, ad esempio, se c'è un nome della professoressa, di poterla interrogare per la mia, la mia denuncia che ho fatto, e sapere se i magistrati cui io ho chiesto giustizia hanno preso le telecamere. Ad esempio, se c'è un signore che sta male e va in bagno in continuazione, dalla macchina al bagno si vede, giusto? Quindi le telecamere lo riprendono. Ad esempio, se c'è una macchina che il 23 dicembre 20, in pieno lockdown, dove non ci si poteva muovere da un comune all'altro, va da una regione all'altra, se le telecamere ce lo faranno vedere, giusto? Perché se c'è la macchina, sappiamo qual è la targa e sappiamo che entra al casello di Arezzo ed esce al casello di Barriera di Roma Nord. Lo sapremo. Non c'è fretta, ragazzi, eh? Può essere 2022, 23 o 37, sta roba viene fuori. Se c'è stato davvero il prode Mancini, che con sprezzo del pericolo è uscito dall'autogrill e è andato a sinistra, io non so se toglierlo dai servizi segreti, ma almeno toglietegli la patente. Perché è pazzo uno del genere che va contro umano sul pezzo di fiano romano. Allora, poi continua Ranucci e dice: sorprende che i colleghi, cioè voi, continuano a divulgare una narrazione del complotto, che non è vera e che è funzionale solo a nascondere i contenuti dei colloqui tra Mancini e Renzi, che peraltro la professoressa ha sentito, perché la professoressa racconta di aver sentito Mancini dire agli ordini. Quindi la professoressa, dotata non soltanto di raro sprezzo del pericolo per superare il lockdown in zona rossa, ma c'ha anche l'orecchio bionico, perché pur essendo a 30 metri ascolta Mancini che parla con Renzi. Se c'è un segreto, è proprio quello che si sono detti l'ex premier e l'ex 007 in quei 40 minuti. Report, ogni lunedì alle 21.15 su Rai 3. Questa è violazione di segreto istruttorio. Questo voi, con questo, non voi, chiedo scusa, qui non è la redazione. Qui è il dottor Ranucci, con questo sta violando la legge. Vorrei segnalare alla Procura di Roma, visto che siamo in diretta Facebook, che questa violazione è procedibile d'ufficio. E che comunque io per sicurezza la settimana prossima procederò a formalizzare una denuncia per violazione di segreto istruttorio. Altre domande? Prego. L'ho scritto, poi può darsi che voi non l'abbiate capito, ma l'ho scritto più volte. Ma infatti se lei guarda, mi scusi Danilo, mi scusi, siccome siete venuti da me e avete fatto 52 minuti di intervista, di cui 45 sono sul mio colloquio con Mancini, mandate in onda i 45 minuti di colloquio, che peraltro Giuliano Ferrara ha elogiato e gli sono grato in modo straordinario, sono comunque disponibili sul mio sito YouTube. Dunque a tutti coloro che vogliono sapere cosa è stato fatto in quel colloquio, perché Danilo, poverino, trovandosi di fronte a una violazione del suo capo di una norma, e quindi capisco che sia in difficoltà, si butta sul colloquio, le dico, è tutto online, come dicevano i grillini di un tempo, la rete non perdona, è tutto sul mio sito YouTube. La collega. Però adesso lei deve far parlare anche gli altri, perché i colleghi continuano a credere alla narrazione del complotto, però avrebbero diritto anche loro. Lei ha fatto due domande, adesso tocca agli altri. Prego. Lei ha letto il libro? No, perché lei ha detto una cosa falsa, Vanessa, mi spiace. L'ho passato peraltro ieri per le vie brevi, non lo dica alla casa editrice, a Emiliano Fittipaldi, il PDF totale, proprio per verificare questa frase. Lei cosa ha detto che io ho messo? Le leggo cosa ho scritto. Correttamente, durante l'interrogatorio, come testimone all'interno di indagini difensive cui è stata sottoposta a seguito della strana vicenda Report Autogrill. E le ho spiegato, sì, ho scritto qui, indagini, l'ho detto a Danilo prima, legate alla vicenda Autogrill. Perché? Perché il dottor Mancini, e questo è emerso negli mesi, diciamo, alla luce di un articolo pubblicato il 25 giugno dal Fatto Quotidiano, ha formulato una denuncia, poi io non so se questa denuncia sia credibile o meno, è un problema che non mi riguarda, che riguarda Mancini, e non so se nemmeno se è contro di voi
o verso, non so se è contro le porte, forse è contro le, immagino che sia contro le porte, ma non vorrei adesso, quindi non so contro chi è quella denuncia. È sicuramente scritta sul Fatto Quotidiano. Se mi prendete il Fatto Quotidiano del 25 giugno, alla sua domanda come faceva lei a saperlo, il 25 giugno alle 6:30 me l'ha detto il Di Giorgi, ma l'avrei visto perché il Fatto Quotidiano lo leggo tutti i giorni. Ferma. E poi il segreto di Stato è arrivato con questo messaggio, però gliel'ho ridetto prima, cioè io la faccio la versione che le ripeto le cose, però l'ho detta 10 minuti fa. È la seconda domanda, ci spiega come mai? Scusi, scusi, io mi sono lamentato con chi? Ma adesso cosa? Ma lei ha sentito, scusi Vanessa, ma lei era qui con noi, giusto? Io non mi sono lamentato, le ho detto che io ho sorrito, le leggo la pagina 1 del libro, sono una persona felice. Dopodiché quello che le dico e le ripeto guardandola negli occhi è che questa vicenda qui, io sono un uomo felice, spesso proviamo vergogna davanti alla felicità. È un concetto strano, viviamo nel mondo in cui il senso del pudore è totalmente rimosso in tutti i campi, però se uno afferma ad alta voce di essere felice, sembra quasi che affermi un concetto tabù, sembra quasi che susciti imbarazzo. Io sono felice e non mi vergogno a dirlo, quindi questo è il mio libro. Dopodiché oggi ho detto, ma sono rimasto molto colpito, non mi sono lamentato, sono rimasto molto colpito, moltissimo, dal fatto che sia stato messo il segreto di Stato per un'indagine su vicende legate all'autogrill. Perché? Perché, essendomi occupato per 3 anni di segreto di Stato, nella mia filosofia il segreto di Stato lo capisco sui rapimenti in Siria, un po' meno sugli autogrill di Fiano Romano. Però ognuno fa le proprie valutazioni. Evidentemente se il governo ha scelto di apporre il segreto di Stato, sa che il dirigente dei servizi può opporre, sa come funziona, no? Sa come funziona? Sa? Allora non glielo dico. Bene. Domanda. Però lei ha già fatto 2 domande, Vanessa. Vanessa, io gliel'ho fatte 2 domande. Finiamo la domanda, via. Sentiamo Vanessa. Ho detto questo? Ma lei sta facendo delle domande. No, ma guarda, veramente, lei sta facendo delle domande, questa domanda non me l'ha fatta prima, quindi è la terza domanda ed è anche l'ultima che le concediamo per rispetto ai colleghi. Faccia il bravo lei del Fatto verso il domani, via, devo rispettare il domani. La domanda è, la terza domanda, quindi non è una domanda nuova su cui l'ho interrotta, lei mi domanda adesso, Draghi ha sbagliato? Questo deve chiederlo a Draghi, io non ho gli elementi per valutare perché Draghi ha messo il segreto di Stato. E ho pieno rispetto per Mario Draghi, così come per Giorgia Meloni, per Giuseppe Conte, per Paolo Gentiloni, per quello di mezzo tra Gentiloni e Letta e per tutti gli altri. Il Presidente del Consiglio, se appone il segreto di Stato, ha le sue motivazioni. Non ha sentito mezza parola di critica sul fatto che sia stato apposto, di stupore perché sia stato opposto, tanto sa la differenza, quindi non ho bisogno di spiegargliela, ne ha sentite tante di parole, perché io sono rimasto stupito, non mi aspettavo che il segreto di Stato fosse opposto su indagini legate all'autogrill. Dopodiché, così gliela ridico come sintesi, sperando di essere più chiaro di quanto sono stato prima, cara Vanessa, io non ho fretta. Che sia nel 2022, che sia nel 2023 o che sia nel 2037, la verità di quello che è accaduto verrà fuori. E siccome, poi naturalmente, 2037 sono periodi impegnativi, però siamo ancora giovani. Speriamo, dai, mettiamola così. In ogni caso, quello che è certo è che questo libro racconta come su tutte le varie vicende passano giorni, passano mesi, passano anni, poi arriva la verità. Perché in questo libro, tra la prima e la seconda edizione, ci sono 3 assoluzioni che sono un po' pesanti. Uno è il padre di Maria Elena Boschi. Ce le ricordiamo? Ah, spento adesso. Non, effettivamente capisco che sulle assoluzioni vi viene da spengere subito. No, no, ma l'ho preso anche dagli spazi che avete dato, avete ragione. Lo dico per chi ci sta ascoltando. Ho detto assoluzione e la giornalista ha spento il telefonino. Marco Lillo, peraltro, ha spiegato, che è ormai un altro conoscente fisso, che l'assoluzione fa meno notizia della,
dell'avviso di garanzia o dell'indagine, ed è anche forse legittimo, per carità di Dio, io non entro nelle dinamiche. Però comunque, per chiudere, c'è stata una soluzione nel mese di giugno del padre di Maria Elena Boschi, che dunque è totalmente fuori dalle decine di indagini che gli hanno aperto e dal paio di processi che ha avuto. Zero. Quindi tutto quello che avete scritto su Banca Etruria e il padre della Boschi non aveva alcun rilievo penale. E il 18 di ottobre, un giorno che ha provocato in me un guazzabuglio di emozioni importante, la soluzione di Laura e Tiziano Renzi, che è un argomento che per lei è talmente importante da aver spento il telefonino. Prego, il Fatto Quotidiano. Però Vanessa, scusi, lei non può essere così volgare nei confronti degli altri, la prego, prego. No. Come funziona? Funziona semplice, guardi, no, la verità, tanto ormai ci conosciamo da qualche anno e ce ne siamo detti di tutti i colori, per cui possiamo parlare liberi. Io non so davvero quali sono le ragioni che hanno portato a opporre il segreto di Stato. Rimango stupito, non me l'aspettavo. Quando vedo l'articolo del Fatto non mi stupisce. Quando vedo il messaggio c'è il segreto di Stato, un pochino sì. Sono oggettivamente stupito. Avranno le loro ragioni. Cioè, i dirigenti dell'intelligence, se mettono il segreto di Stato, hanno le loro ragioni se lo oppongono. Il Presidente del Consiglio, se arriva l'autorità delegata e gli dice abbiamo opposto il segreto di Stato, 99,9% appone il segreto di Stato. Quindi io non ho mai fatto, ad esempio, nella mia esperienza, una questione all'autorità delegata per dire cioè è una cosa sulla quale, proprio per il mio concetto di rispetto politico, intelligence, io ad esempio sono sempre stato molto attento a rispettare l'autonomia dell'intelligence, per cui se Minniti mi diceva c'è da mettere il segreto di Stato, ma solo chi c'era allora, Pansa, insomma, io non mi mettevo a sindacare, quindi non ho alcun elemento da contestare a Mario Draghi. Aggiungo, approfitto della vostra gentilezza, proprio per una frase su Mario Draghi. In un paio di giorni fa, in una delle anticipazioni del libro, qualcuno ha scritto che la colpa della caduta del governo era di Draghi. Io ho spiegato come Draghi non fosse entusiasta dell'idea di andare avanti con una maggioranza menomata. Vi ricordate che lui disse senza i grillini non vado avanti, poi c'è stato a un certo punto l'ipotesi di andare avanti senza i grillini, poi c'è stata, lo scrivo nel libro, l'ipotesi di andare avanti senza la Lega e Forza Italia, che stavano facendo un po' molta polemica il giorno 20 luglio, solo per dire che le responsabilità della crisi possono essere attribuite a tutte tranne che a Mario Draghi, visto che insomma qualcuno ha scritto che io davo la colpa a Draghi. A Draghi mi lega un rapporto di straordinaria stima, di affetto, di riconoscenza, e ovviamente sulla vicenda segreto di Stato non ho niente da imputargli. Se non ci sono più domande, le ultime due, le ultime tre, le ultime sei. Prego, vai. I garantisti ce ne sono pochi, la Frucci vuole garantisti. Te sei garantista? Ah, scusa, non ti avevo riconosciuto, Aldo. Bene, tu è chiaro, garantista, dai, spazio ai garantisti. Bello, perché vi mettete anche, no? Lo faccio se mi consentite la battuta, all'estrema e te alla parte, cioè veramente, il Fatto e il Riformista, è un'immagine metaforica bellissima, solo che vedete a sinistra mi preoccupo un po'. Non lo so, non lo so, non ho memoria, ricordo un vostro articolo molto serio, tuo e credo il direttore lo firmò con te, su questa vicenda, molto rispetto per tutto il lavoro che fate, tutti i giornalisti, io non ho ricordanza di segreto di Stato messo su vicende legate a un pezzo giornalistico su cui si lega un'indagine per qualcuno, Ranucci dice per diffusione di segreto di Stato, io credo per diffamazione, non lo so per che cosa, che comunque su cui c'è un segreto di Stato. Ho letto la nota di Mantovano che dice l'abbiamo messo per difendere l'integrità dei servizi.
ne prendo atto e dico a chi non ha fretta, ci vediamo nel 2037. Io intanto segnalo che le violazioni di segreto istruttorio vanno perseguite, quindi segnalo alla Procura di Roma per la seconda volta che ci sono plurime violazioni di segreto istruttorio, una delle quali l'avete rimarcata come critica a voi in quell'articolo del Riformista di luglio, col bene che ti voglio. Prego. Prego. No, gliel'ho anche detto, perché poi l'anno scorso mi ha mandato un messaggino, ho fatto quest'anno niente babbi, quindi grave. Però me li ha mandati Di Maio quest'anno. No, scusate, Marco Di Maio, che è romagnolo, perdonate, non volevo darvi una notizia. No, per un motivo, perché se io chiedo a Mancini su quale domanda, perché Mancini immagino che lo sappia, Mancini su cosa è stato messo lo sa, immagino. Se io glielo chiedo e lui me lo dice, viola lui, ma insomma io concorro alla violazione di segreto istruttorio, non so se c'è il concorso in violazione, ma comunque penso di sì, a me me lo danno anche se non c'è, quindi il concorso, ho fatto il direttore di fatto di una fondazione, quindi figuriamoci, sono un grande innovatore del diritto, quindi no, non ho chiesto al dottor Mancini quali sono le ragioni di queste domande, però guardate, con molta tranquillità, il libro parla di altro. Voi mi state sottovalutando la cosa della Corte di Cassazione. Ragazzi, ma qui c'è la Corte di Cassazione che dice distruggi quella roba e loro che se ne fregano. Ma non vi rendete conto di che cosa enorme è questa? Io su questo firmo quest'oggi un'interrogazione, credo di averla già firmata, a dire il vero, ieri, al Ministro della Giustizia Nordio. Chiedo al Ministro della Giustizia, scusa Ministro, fammi capire. È legittimo che un PM riceva una sentenza e non la consideri? Non lo so, magari è legittimo, secondo me no. Per me questo è reato. Forse non lo è. Però qualcuno dovrà pur parlarne. Quindi ci sono tanti altri argomenti. Poi c'è quella bellina dei finanzieri. Sembra uno che racconta le barzellette, ma sono cose drammatiche. C'è quella dei finanzieri, che c'è un finanziere che va al CSM il 7 di luglio e dice: oh ragazzi, alla Procura di Firenze ho chiesto di intercettare la sorella del procuratore Luca Turco, e un altro PM ha detto: tu sei pazzo, io la sorella del procuratore aggiunto non la intercetto. Guardate che questo è accaduto in Italia. È stato oggetto di una udienza al CSM, cioè non è che vi sto raccontando i verbali di una riunione di Italia Viva, vi sto raccontando i verbali, sono disponibili, sempre sia lodata Radio Radicale che ha l'archivio di questo, andate su radioradicale.it, trovate l'udienza del 7 luglio, ascoltate la voce del finanziere Cappelli che dice: sono andato dal pubblico ministero e gli ho detto oh, ci sarebbe da intercettare quella lì. Dice: no, tu sei pazzo, non gli hai detto tu sei pazzo, io la sorella del procuratore aggiunto non la intercetto. Quel procuratore lì è stato promosso, il capo dell'ufficio che ha redarguito quel finanziere Cappelli è stato promosso, il finanziere Cappelli non è stato promosso. Vi sembra normale? Se vi va tutto bene ragazzi va bene, eh? Io questa battaglia faccio mica per me. Anche perché, come mi ha scritto un vostro collega adesso in SMS che sta ascoltando da fuori, dice: Matteo, tu dici che rinizi a far politica. Non hai mai smesso. Nel momento in cui ero sotto attacco, ho fatto fuori Conte. E ne sono orgoglioso. Orgoglioso. Prego. Tecnicamente a metterla in correlazione è stato l'ottimo Giletti,
Io ho soltanto detto che nel libro c'è un capitolo sul segreto di Stato, le pagine numeri romani 13-16, e c'è un capitolo sulle elezioni al Quirinale, che sono le pagine finali. Non vedo elementi per stabilire una correlazione causa-effetto tra l'una e l'altra cosa. Io non li vedo questi elementi. Certo, mi stupisce, questo sì, che in Italia per la prima volta il capo dei servizi segreti abbia cercato di fare il Presidente della Repubblica. Però questo l'ho detto, come ricordate, coram populo, quando sono sceso giù a Montecitorio una sera di fine gennaio, e vi ricordate che allora presi una posizione, poi qualcuno l'ha apprezzata, qualcuno, per esempio, ho ricevuto molti apprezzamenti nella sinistra estrema che non mi voterà mai, su quella posizione c'era un sacco di gente il giorno dopo che diceva: guarda, non avrei mai pensato, ma ti dico bravo. E poi ha continuato a insultarmi in tutte le lingue del mondo, come è giusto anche che sia, e però quella posizione è la posizione che io continuo ad avere, cioè secondo me la Belloni non doveva mettersi in quelle condizioni. Ma insomma, secondo me, se, allora te la metto così, perdonami, te la metto così. Tu, ci siamo seguiti reciprocamente quando io stavo al governo. Fate conto che io sia il Nazareno, io Presidente del Consiglio, ok? 2015. E che al Nazareno convochi una riunione con Massolo, o con Manenti, o con Parente, c'era già Parente. La deputata dell'opposizione Giorgia Meloni, secondo voi, il giorno dopo cosa mi dice? Di tutti i colori me ne dice. Non si fanno delle riunioni nei luoghi del partito. Allo stesso modo io dico alla Presidente Meloni, cui va il nostro rispetto istituzionale, capisco che abbia un bellissimo ufficio alla Camera, è bellissimo, ed è sicuramente più bello di Palazzo Chigi, però le riunioni con i servizi, la prossima volta, cara Giorgia, falle nella sede dei servizi se non le vuoi fare a Palazzo Chigi, non le fare nella sede di Fratelli d'Italia. Le riunioni con i servizi non si fanno nella sede di Fratelli d'Italia. Niente di rispetto a quello che ho visto qui, ragazzi, è niente, però insomma, credo che sia un fatto di etica politica. Tutti garantisti, ora. Guarda, dopo bisogna dare un'altra domanda al report, se non va bene. Ho fatto, vai. Guardi, la verità, lei lo sa meglio di me, scrivendo per il Dubbio, è che l'attuale CSM ha dato prova di grande e indefessa dedizione nell'andare a colpire i magistrati, perché circa 10 giorni fa un magistrato che si chiama Cosimo Ferri è stato sanzionato con la perdita di 2 anni di anzianità per aver accompagnato un ex magistrato a parlare con un ex senatore del quale si era occupato, mi riferisco alla famosa vicenda Berlusconi, cos'è l'Esposito, come si chiama, mi controllate il nome del magistrato, non mi ricordo, insomma, il magistrato, mi controllate il nome, non voglio dire col nome Esposito. Siccome Ferri accompagna Esposito a parlare con Berlusconi, come? Chiedo scusa, vedete che ho fatto bene, ditemi il nome del... Il magistrato si chiama Franco, quindi ritiro tutto quello che ho detto. Ho capito, ti guardavo, mi facevi sì e ho detto di sì, quindi grazie. Lello, sei il mio advisor di fiducia. Allora, non dirò il nome, c'è un magistrato che probabilmente si chiama Franco, ma non è detto, metto il condizionale, non si sa mai, è stato accompagnato dal magistrato che si chiama sicuramente Ferri e che allora credo fosse impegnato, non lo so, comunque Ferri, Ferri è stato sanzionato con la perdita di 2 anni di anzianità, corretto? Per aver accompagnato questo magistrato da Berlusconi, ok? Quindi, come vede, le
sanzioni del CSM sono diventate dure tutte all'improvviso. È lo stesso CSM che per il magistrato Giuseppe Creazzo, sto nome invece me lo ricordo bene, che ha sessualmente molestato, secondo il CSM, una collega, gli ha dato 2 mesi di perdita anzianità, dal che possiamo desumere che portare una persona da Berlusconi è 10 volte più grave che molestare sessualmente una persona. Secondo questo CSM, non secondo me, ma però è anche un po' curioso, 10 volte, 2 mesi, 2 anni. Beh, a questo punto che cosa succede? Succede che adesso ci sarà un nuovo CSM, vediamo come si comporterà il nuovo CSM, però vede, è chiaro che noi con il terzo polo puntiamo ad avere la possibilità di eleggere anche noi tra i 10 nomi qualcuno, ma non abbiamo parlato con il centrodestra e neanche col centrosinistra. Perché? Perché io non spiego al CSM come deve comportarsi sulle sanzioni disciplinari, perché sono problemi del CSM. È il CSM che si è sentito in dovere di spiegare a me come fare il parlamentare con i membri togati che si sono permessi di giudicare i miei discorsi in Parlamento ignorando i signori del CSM uscente che esiste un articolo della Costituzione che è il 68 che prevede l'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, per cui se io dico che il CSM sbaglia non posso essere messo all'indice per questo, perché ho il diritto di dirlo. Poi naturalmente il CSM fa come gli pare e vorrei ben vedere. Io non commetterò l'errore che il CSM ha commesso con me, quindi non ho la più pallida idea di chi saranno i 10 nomi espressi dal Parlamento, non so che tipo di approccio avranno, so soltanto che la riforma Cartabia, che doveva rivoluzionare le correnti, ha mantenuto, credo, paro paro il ruolo delle correnti. Vado a memoria, credo che su 20 eletti 19 siano espressioni delle correnti, potrebbero essere 18, ma cambia poco. Bene, se no... e poi fanpage e poi si va via, va bene? Oh, c'ho la presentazione. No, sulla riforma cartabia, allora, se nella definita inutile prendere con Bonafede era definita Bonafede. Chiedo se... Ora, questo paragone, io e Bonafede insieme, era dai tempi del Consiglio Comunale 2009. No, le vorrei chiedere se il tempo che è trascorrato per entrare in vigore del governo Meloni, secondo lei rischia di far diventare dannosa anche questa riforma, ad esempio, nelle eventualità che vengano toccate. Guardi, io credo che la scelta del ministro Nordio è una scelta che del governo Meloni e del ministro Nordio è una scelta che rispettiamo e che è stata presa di intesa, credo, con no, non di intesa, diciamo le cose correttamente, su richiesta di alcuni capi delle procure, degli uffici giudiziari, più correttamente, per cui non mi intrometto in questa vicenda. Per me la riforma Cartabia è semplicemente inutile e devo dire che alla fine, oh ragazzi, hanno eletto gli stessi che c'erano prima dalle correnti, quindi si dimostra che la riforma è tecnicamente inutile. E noi chiuderemo in bellezza con Fanpage, ma che meraviglia! Io ho soltanto una commissione speciale che voglio con tutta la mia forza, con tutta la mia passione, con tutta la mia dedizione, con tutta la mia tenacia, che è una commissione speciale di inchiesta che non è prevista, non è contenuta in questo libro. Io con questo libro ritengo di aver fatto ampiamente i conti, anzi me lo lasci dire così, senza che suoni in modo strano. Io con questo libro mi fermo qui. Se qualcuno vuole andare avanti, andremo avanti. Ma per quello che mi riguarda, questa verità dei fatti che ho consegnato alla stampa e che, grazie ai lettori, è così apprezzata, per quello che mi riguarda, per me chiude i conti. Aspetteremo poi il 2037, scopriremo quello che dobbiamo scoprire, ma non ho ansie. Non ho rivincite, leggo qualcuno che dice cerca vendetta, me ne frega niente. Io quello che dovevo dire era dimostrare
che contro di me si è giocata una partita su più piani. E quindi sono pronto a fermarmi qui. Se gli altri si fermano qui, se gli altri vanno avanti, mi toccherà seguirli o precederli. Rispetto alle commissioni, io non ho una particolare esigenza sul punto che dice lei o su altri. Avessi una occasione, una, metterei tutte le mie fish sulla commissione d'inchiesta sul Covid. Perché? Perché io ritengo che mentre in questo paese per 3 anni si sono fatti aperture dei talk show, dei giornali, dei TG, ad esempio sulla vicenda delle banche popolari o dell'indagine Open, smentita da 5 sentenze della Cassazione, le banche popolari smentite dalle assoluzioni, eccetera, sulla vicenda Covid, a mio giudizio sono girati i soldi. Lei mi dirà, hai le prove? No. Avessi le prove, avrei fatto il libro su questo. Ho però elementi numerosi che mi portano a dire che ciò che è accaduto in quelle ore, in quelle settimane, in quei mesi, sulle mascherine, ventilatori cinesi malfunzionanti ma garantiti da un ex presidente del Consiglio, di cui non farò il nome ma solo il cognome, D'Alema, apparecchiature, rapporti con stati esteri, presenza di soldati russi. Su tutti questi temi io vorrei una commissione d'inchiesta. E la Camera? Del Senato? Bicamerale? Io la vorrei la commissione d'inchiesta, perché vede, sa quanti soldi pubblici sono girati su Open? Oh, zero. Sa quanti soldi sono incerti su Open, cioè quanti denari presunti sono stati spostati di nascosto? Zero. Su Open tutti i bonifici sono tracciati e si tratta di discutere se, come sostiene, a mio giudizio sbagliando, la Procura di Firenze, vi è una esile differenza, esile lo dico perché è l'espressione che usa la Cassazione, tra la fondazione partitica e la fondazione politica, il che cambia il formato con cui fare il rendiconto. Ove mai si ammettesse l'idea che vi sia un reato, e io mi faccio squartare la pelle prima di dire che c'è reato, perché reato non c'è, ma ove mai si arrivasse a dire che c'è reato, è un reato formale sul foglio con il quale rendicontavo. Anziché rendicontare col modulo B01, noi abbiamo rendicontato col modulo B02. Questo è Open. E questa vicenda ha tenuto banco per anni, ex premier, ex ministri, capitani di industria perquisiti, sequestri, secondo la Cassazione sproporzionati, ma questa è un'altra storia, violazione di guarentigie costituzionali, ricorsi alla Corte Costituzionale, tutto questo per un modulo di rendiconto diverso, se era il B01 o il B02, ok? Questo è Open. Su Covid, a mio avviso, sono girati soldi, tanti soldi. E del Covid non vuole parlare nessuno. Quindi alla sua domanda la risposta è: non lo so se si farà una commissione d'inchiesta sull'uso della magistratura, sull'uso politico della magistratura, come chiede Forza Italia. Spero che si faccia una commissione d'inchiesta sulle apparecchiature comprate per il Covid e sul motivo per il quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiese al presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin di portare dei soldati russi per curare il Covid. Che, se ci pensate bene, è una delle più incredibili intuizioni della storia geopolitica di questo paese. Perché che per curare il Covid tu debba chiamare i soldati russi, neanche in un film, tant'è vero che quella missione si chiamava Dalla Russia con amore.
e poi dicono che io sono fissato con i film di spionaggio. Io, eh. Grazie a tutti e grazie ai lettori del Mostro.